Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace, l'amore di Dio Padre siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Iniziamo la nostra celebrazione eucaristica. Non possiamo benedire gli ulivi, non abbiamo fatto la nostra processione, non abbiamo accolto il Signore che entrava in Gerusalemme, però vogliamo celebrare questa Eucaristia e pensare alla sua passione, morte e risurrezione. Questa celebrazione che ci introduce alla Settimana Santa, al grande mistero di Dio, il mistero di quello, di ciò che Dio ha fatto per tutti gli uomini. E per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Signore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza. Non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, perché mi hai abbandonato?
si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettono la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fratelli. Gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore. A gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte, a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Lode e onore a te, Signore Gesù. Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Matteo. In quel tempo, uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiava, disse: «In verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice,
rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai. Gli disse Gesù: in verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Pietro gli rispose: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui, mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia e disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà. Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la 3ª volta ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco colui che mi tradisce è vicino. Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo. E subito si avvicinò a Gesù e disse: salve, Rabbì. E lo baciò. E Gesù gli disse: amico, per questo sei qui. Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora come si compirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla:
come se fossi un ladro, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro, intanto, lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercarono una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: «Costui ha dichiarato: posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni». Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l'hai detto», gli rispose Gesù. «Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia. Che ve ne pare?» E quelli risposero: «È reo di morte». Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo schiaffeggiarono dicendo: «Fai profeta per noi, Cristo. Chi è chi ti ha colpito?» Pietro intanto se ne stava fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: «Anche tu eri con Gesù il Galileo». Ma egli negò davanti a tutti dicendo: «Non capisco che cosa dici». Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: «Costui era con Gesù il Nazareno». Ma egli negò di nuovo giurando: «Non conosco quell'uomo». Dopo un poco i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: «È vero, anche tu sei uno di loro. Infatti il tuo accento ti tradisce». Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo». E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». E uscito fuori, pianse amaramente. Verso il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso da rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani dicendo: «Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli risposero: «A noi che importa? Pensaci tu». Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: «Non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue». Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato Campo di Sangue fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia. E presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che a tale prezzo fu valutato dai figli di Israele, e le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve davanti al governatore
e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli chiese: «Non senti quante testimonianze portano contro di te?» Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. Ad ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. Perciò alla gente che si era radunata Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in libertà per voi, Barabba o Gesù chiamato Cristo?» Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?» Quelli risposero: «Barabba». Chiese a loro Pilato: «Ma allora che farò di Gesù chiamato Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso». Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?» Essi allora gridarono più forte: «Sia crocifisso». Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo: «Non sono responsabili di questo sangue, pensateci voi». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!» Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per crucifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il Tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei figlio di Dio e scendi dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio». Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3, Gesù gridò a gran voce: «Eli, Eli, lema sabachthani», che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia».
E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene lì a salvarlo». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da gran timore e dicevano: «Davvero costui era figlio di Dio». Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una gran pietra, all'entrata del sepolcro se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: "Dopo tre giorni risorgerò". Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al terzo giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: "È risorto dai morti". Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: «Avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete». Essi andarono e per rendere sicura la tomba sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. Il distanziamento sociale continua, imponendoci sacrifici, creando in particolare gravi difficoltà nei nostri rapporti. Nonostante questo, rispettando tutte le regole che la situazione ci impone, vogliamo vivere spiritualmente in modo pieno la nostra settimana santa, usando tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Oggi non possiamo benedire gli ulivi né fare la nostra processione sempre molto sentita, ma possiamo riflettere insieme su una parola di Dio che con forza ci introduce in una settimana particolarmente santa, che è il fulcro portante della nostra vita cristiana. La liturgia pone alla nostra attenzione il centro della nostra fede e della nostra vita: la passione, morte, resurrezione del Signore. Nel racconto tramandatoci nel Vangelo secondo Matteo, lo sfondo è dato dal continuo richiamo all'agire di Dio in Gesù, che si potrebbe riassumere in una certezza: Dio non abbandona mai chi si affida a Lui.
È proprio questa certezza che rende convincente la nostra fede. L'amore di Dio, il Padre, non può abbandonarci nei nostri momenti di difficoltà, in questi momenti bui, non può abbandonarci alla morte. Gesù dà un senso alle ore più tragiche della sua vita affidandosi con fiducia alla volontà del Padre, nella certezza che Dio libera colui che egli ama. Gesù non si pone di fronte alla vita con arroganza, ma nella mitezza e nella misericordia. Non chiede la vita degli altri, ma dà la sua. Il lungo racconto della Passione, che ci porta dal tradimento di Giuda alla morte di Gesù in croce, ci obbliga a fare i conti con questo che è il costante punto di riferimento per ogni cristiano. La storia della violenza che si scatena contro il Messia innocente, le sofferenze che gli vengono inflitte, la sua duplice condanna, gli insulti e le cattiverie che lo raggiungono non riescono a farlo desistere dall'amore per l'umanità, dall'amore per ognuno di noi. Fiducioso nel Padre, nel suo disegno di salvezza, Gesù affronta anche la morte e dona la sua vita perché possa nascere una relazione profonda tra Dio e gli uomini e tra gli uomini tra di loro. Una relazione basata sulla verità, la giustizia, la pace, su un giusto rapporto con la natura, nella ricerca continua di tutto ciò che dà vero senso al nostro vivere. Tutto questo non può essere dimenticato dopo la risurrezione. Colui che entra nella gloria è il crocifisso, che era stato considerato il fallito, il perdente, colui che si era riusciti a togliere di mezzo. Ma il crocifisso rivela con evidenza all'umanità tutta la malvagità che può attanagliare la nostra vita. Cerchiamo di vivere con intensità questa settimana nelle nostre famiglie. Con la Settimana Santa siamo al cuore della nostra identità. I giorni santi che ci stanno davanti non possono essere sciupati. Curiamo il nostro rapporto con Dio. Siamo disponibili a trattare gli altri da fratelli. Cerchiamo la riconciliazione, la solidarietà con i più poveri e disagiati. Se ci lasciamo toccare dall'amore di Gesù che il Vangelo ci ha evidenziato, possiamo vivere una nuova primavera della fede e della speranza, perché Dio, che è Padre, non abbandona mai colui che gli si affida. E ora rinnoviamo la nostra professione di fede.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza disceso dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato dal seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la passione del Signore Gesù è la testimonianza più grande dell'amore di Dio per noi. Diciamo con fiducia: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa, rinnovata dalla morte e risurrezione di Cristo, porti frutti di vita eterna nella fedeltà alla croce, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i responsabili della società civile agiscano a favore dei poveri e delle famiglie in difficoltà, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché i giovani si lascino guidare dal Vangelo di Gesù Cristo e testimonino al mondo il suo amore misericordioso, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché nelle nostre famiglie e comunità sappiamo prenderci cura degli ammalati e degli anziani e di ogni persona debole e bisognosa di soccorso e di carità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché celebrando l'Eucaristia, memoriale della nostra e della nuova alleanza, facciamo un'esperienza autentica di gioia, di perdono, di vita rinnovata nello Spirito, preghiamo. Ascoltaci, o Signore, e in questo momento affidiamo con forza al Signore tutti gli ammalati di coronavirus, tutto il personale sanitario, tutte le persone che si stanno impegnando per salvare vite. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre, Tu che sei buono e misericordioso verso tutti, accogli la preghiera del Tuo popolo e per la stessa passione del Tuo Figlio conservaci nell'unità e nella pace e rinnova su di noi il dono dello Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Dio onnipotente, la passione del tuo unico Figlio, affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma l'ottengala dalla tua misericordia questo unico, mirabile sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli che era senza peccato accettò la passione per noi peccatori e consegnandosi a un'ingiusta condanna portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra voce e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciato, morto Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo.
guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Anna e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mariano, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donaci unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto la parola, e io sarò salvato. Coloro che non possono comunicarsi sacramentalmente al corpo di Gesù, si può fare la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento in corpo, sangue, anima e divinità. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te con il peccato. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Visita, Signore, il tuo popolo, consacrato da questi santi misteri, proteggilo con il tuo amore premuroso, perché custodisca con il tuo aiuto i doni che ha ricevuto dalla tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Affidiamoci anche a Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. E ora la benedizione del Signore scenda su ognuno di voi, sulle vostre famiglie, e venga incontro alle nostre difficoltà. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.